Freya Stark, le porte della rabbia. Per districarmi tra gli abitanti della fortezza di Masna mi ci vollero alcuni giorni, perché si trattava di una grossa costruzione, una specie di labirinto alto diversi piani e con diverse case costruite all'interno delle mura e della porta. Inoltre il numero delle persone che avevano divorziato, sposando altri consanguinei, rendeva le parentele tra le diverse famiglie quasi impossibili da seguire. Ganigia, la mia ospite, da quel punto di vista era abbastanza semplice, aveva solo una figlia e un figlio. La figlia era allegra, arrivava con gli occhietti che danzavano dietro le fessure del velo, assumendo un'espressione seria solamente quando si parlava di matrimonio, che avrebbe dovuto esserle combinato nel giro di 2 anni, allorché ne avrebbe compiuti 15, età canonica per le orfane, mentre le spose comuni possono essere anche più giovani. Qualunque sia l'età, la questione viene sistemata senza che la ragazza ne sappia nulla. Gli abiti vengono preparati per una cugina e l'interessata capisce ciò che sta succedendo solamente quando per l'occasione le vengono lavati i capelli, poi le viene dipinto il volto di giallo con un miscuglio di olio e curcuma. Le mani e i piedi vengono coperti con un disegno blu e la giovane rimane seduta per tutti i 3 giorni del festino nuziale sotto un velo rosso che il marito di notte le solleva dal volto. Al mattino costui lascia 10 talleri sul cuscino e dopo la seconda notte un vassoio su cui sono posati un fazzoletto, 10 talleri, un mucchietto di chiodi di garofano, profumo e incenso. Dopodiché più niente. Durante la mia permanenza presso la comunità c'era lì una sposa di buona indole e di nome Fatima, ancora tutta in gingheri. Mi disse che doveva tenersi addosso per 40 giorni. La sua veste nera aveva una pettorina di argento intrecciato con cotone. La cintura era ornata di tintinnanti nappine d'argento e ai piedi portava bracciali da caviglia d'oro. La riempì di confusione chiedendole se il marito la baciava. Dal momento che sembrava troppo elaboratamente decorata perché chiunque potesse toccarla con un minimo di comodità in un punto qualsiasi. Domanda indiscreta che la fece prendere in giro per giorni e giorni dalle amiche. La madre, che rimane con la sposa per 2 settimane, dopo il matrimonio se n'era appena andata. Il trucco di queste dame variava molto in relazione al fatto che al momento disponessero o meno di un marito a cui piacere. Quando arrivava la moglie di Muhammad, signora del castello, era come se arrivasse una nave a vele spiegate, un immenso fruscio di bracciali e cinture, tutta una decorazione di collane e tutto un sorriso di prosperità e benevolenza. Era ancora una bella donna, sebbene Nur, sua figlia, fosse già sposata da alcuni anni. Nur era la prima figlia e la mia migliore amica e compagna nell'harem. Mi portava il cibo e si sedeva a fare 4 chiacchiere con me, tenendo d'occhio la valle e i suoi eventi attraverso la finestra. Aveva gli occhi dolci, una bocca larga e le dita lunghe dei suoi zii e lo stesso incantevole carattere, una cortesia naturale nei confronti di ogni nuovo venuto. Il marito l'aveva lasciata 3 anni prima per andare a lavorare all'estero, come fa la maggior parte degli uomini dell'Andramaut, ma le mandava una lettera ogni 3 o 4 navi che toccavano la costa. Siccome era rimasta sola per la prima volta, le era stato consentito di tornare ad abitare coi parenti.
La seconda volta sarebbe rimasta nella nuova casa secondo il costume di Doan. Gli uomini a volte stanno via anche 15-20 anni e all'estero sposano altre donne.